governi europei. Allora, no? Ci si inizia a chiedere quando una normalità, o almeno una nuova normalità. Allora, per esempio, negli Stati Uniti in questi giorni si è iniziato a parlare di questo. Alcuni autorevoli scienziati, ex anche consiglieri del presidente Biden, hanno scritto una serie di articoli proprio per una strategia sulla nuova normalità, proprio per definire questo. Allora dicono, ad esempio, iniziamo a riconoscere il Covid come uno dei tanti virus respiratori in circolazione, quindi come l'influenza o il virus respiratorio sincizziale ed altri, e quindi ad esempio identifichiamo delle soglie aggregate uniche di morti settimanali e ricoveri accettabili. Cioè si prendono i virus respiratori principali, si sommano i contagiati, gli intubati, i morti in un unico gruppo di virus respiratori, si fa una soglia, aggregata settimanale che può essere accettabile, una soglia di rischio accettabile. Questa soglia però che loro definiscono è molto più bassa rispetto a quella che oggi fa da solo il Omicron, Covid come certo. Ricoveri e come morti. Allora dicono, per arrivare a questo ci sono una serie di misure. Ovviamente non arriverà subito questa nuova normalità, bisogna ricostruire la sanità pubblica, lo diceva prima Vespignani, ancora sono pochi vaccinati negli Stati Uniti, quindi arrivare almeno al 90% dei vaccinati, alcuni obblighi, ad esempio anche ai bambini che vanno a scuola, quindi misure per raggiungere questa nuova normalità non facilissime. E poi, proprio per vederli tutti insieme questi virus, ad esempio raccogliere i dati di tutte le malattie respiratorie virali, test per i virus respiratori e a lungo termine anche un vaccino universale contro tutti i coronavirus noti. Poi c'è la Spagna. La Spagna più vicina a noi fa ancora di più, dicono più o meno nell'immediato, anche se non subito, superiamo Omicron, dobbiamo valutare l'evoluzione, ha detto il Premier Sanchez, dalla pandemia a una malattia invece endemica. Cosa dice Sanchez? Ormai siamo al 90%, la situazione della Spagna è molto diversa dagli Stati Uniti. Ancora più vaccinati 90% di noi. Dei vaccinati, esatto. Quindi puntiamo sulla vaccinazione, sulle mascherine, però smettiamo di registrare tutti i casi. Non facciamo i test a tutte le persone anche con pochi sintomi, ma facciamo come per l'influenza, dal punto di vista del monitoraggio, chiaramente non delle cure, facciamo un apparato sentinella con medici ospedali sentinella, lo facciamo a campione. Allora,